Non so cosa dire, a me nessuno mi ha detto una cosa del genere. Io ho un continuo dialogo con le istituzioni sui problemi. Penso che abbiamo un governo, un presidente del Consiglio, un ministro degli esteri, un ministro degli interni, un ministro dell'economia. A seconda delle questioni, l'Italia è, diciamo, ha un governo nel pieno dei suoi poteri. Non lo so. Non mi fate fare un tempo. Un tempo c'erano i cremlinologi, non mi fate fare il commissionologo. In un momento nel quale in tutto il mondo, a livello internazionale, vediamo situazioni di tensione, scenari e teatri di guerra, ma vi rendete conto se può essere normale fare delle polemiche assurde sul niente? L'Italia ha bisogno di tornare ad essere quella che è sempre stata in questi secoli, un punto di riferimento. Alzate la testa, guardate questo teatro, guardate questa reggia, ascoltate la musica che da qui, con un'acustica tra l'altro notevolissima, si può ammirare e apprezzare. Questa è l'Italia. E l'Italia naturalmente deve farsi sentire con la determinazione e la gentilezza e il garbo che le sono propri, ma deve finalmente far capire che è finito il tempo in cui qualcuno immagina di telecomandarci da fuori. Una ballerina bella e Claudia, bella. Quindi se la domanda è state preparandovi a un referendum generale abrogativo del Job Act, la risposta è no, nel senso che non è quello il senso è una nostra proposta, che è la proposta di ridefinizione di una condizione dei diritti universali del lavoro. Siccome ci sono cose che ostacolano tutto ciò, che non sono solo nelle ultime leggi di questo governo, ma che sono anche nella legislazione precedente, non siamo anche pronti a sostenerla con punti di abrogazione, delle normative, ma la pura abrogazione di per sé non determinerebbe quel risultato che invece noi vogliamo, che è la ridefinizione di un sistema universale di tutele e di diritti. Guardi, io non ho sentito nessuna voce di dirigente del sindacato, della mia organizzazione, che abbia detto che bisogna difendere chi falsifica le firme o fa cose di questo tipo. Nessuno l'ha detto. Abbiamo detto una pura e banale verità. Quelle regole ci sono già. E che quindi una campagna costruita sull'abbiamo bisogno di mettere delle nuove regole è una costruzione di falsità e quindi diventa un attacco generale al lavoro, oppure diventa che siccome c'è qualche problema pigliamocela con qualcuno che così distraiamo l'attenzione. Se io fossi il governo mi domanderei perché quelle regole che ci sono non vengono applicate e forse allora il problema non è il sindacato, forse il problema è come funziona la responsabilità e la direzione della pubblica amministrazione. E si scoprirebbe che è troppo comoda pigliarsela con il sindacato. Yeah.